Buonanotte Urbani Kairi, buonanotte ragazze, sono Dara in 4, lo youtuber ufficiale del Torino FC. Riguardatevi i video precedenti riguardanti Torino Atalanta, ne ho fatti tipo 8 fra video e live in sessione dal vivo. Per quanto riguarda i video, sono appena uscite le pagelle, c'è stato il video post partita che ha suscitato l'ira dei tifosi atalantini, c'è stato il confronto con il tifoso youtuber atalantino Bergantonio nella sezione dal vivo, ma nella sezione dal vivo anche un piccolo confronto con Stenic, tifoso juventino, sul caso Juventus, penalizzazioni, Serie B, napoletanità, scudetti, una squadra deve essere big per quel motivo, eccetera, eccetera. Questo video è un video di comunicazione. Io comunico che la Notte Granata, evento organizzato da Resistenti Granata 1906, che è un evento dal vivo, che presuppone il fatto di trovarsi alle 21:30 presso il bar Parona Mix, strada dei Colli, per poi appunto fare questa processione verso Superga, che culminerà alle ore mezzanotte appunto presso Superga. E vi invito chiaramente ad andarci dal vivo, ma chi non potesse andarci dal vivo, attenzione, perché su questo canale ci sarà la diretta di questo evento. Io su questo canale appunto verrà portata la diretta di questo evento. Non sarà un just talking, non ci sarà qualcuno a parlare, sarà semplicemente dal monitor del cellulare di o Marina Gismondi o Toro Pizzuti, insomma di qualcuno dei residenti del 1906, che documenteranno tutto e andrà in diretta grazie alle tecnologie del 2023. In diretta su questo canale ufficialmente. Quindi, ripeto, chi non riuscisse a partecipare all'evento, che comunque la cui prima ipotesi diciamo quello di partecipare, cioè nel senso, ovviamente non vi sto dicendo non partecipate, vedetelo da qua, non sto dicendo assolutamente questo, non sto dicendo assolutamente questo, no, sto dicendo chi però non potesse partecipare all'evento, che comunque il link qua sotto, può visionarlo qua dal vivo. Se qualcuno, magari per motivi lavorativi o altri cazzi e mazzi, non può partecipare all'evento, ma può aggiungere solo successivamente, può aggiungere solo successivamente, per esempio, non so, attorno a mezzanotte, appunto alla Basilica di Superga, che culmi dove culminerà l'evento, che ripeto, metto qua in descrizione comunque sotto, potrà comunque fino a quel momento, che ne so, stare comunque gratuitamente, ma si presuppone che siete iscritti al canale, perché non costa niente iscriversi a questo canale, che è un canale che porta contenuti, live, video, dirette. Che cazzo, ma più di così cosa devo fare? Devo spogliarmi nudo veramente e farmi bannare? Si presuppone che siate iscritti o che vi iscriviate, cazzarola, perché sinceramente non trovo altri youtuber che agiscono come me in questo senso, ma non è per togliere adito ad altri youtuber. Però, ragazzi, che cazzo. E dai, pigiate su sto cazzo di tasto, vi iscrivete, fine. Ok? Perché vi porto tantissimi contenuti, sempre qua, appena sono a casa, appena c'ho un attimo di tempo, perché non pensate che io sto tutto il tempo qua. Io, ragazzi, io lavoro tutto il giorno. Negli unici, praticamente, momenti in cui sono a casa, pulisco a casa, e poi faccio video, faccio cose. Non è facile, ragazzi, mi piace, però cazzo, dai! Io il massimo rispetto per voi iscritti, 1040 è poco, non è poco di per sé, però obiettivamente, ragazzi, dai, siete molti di più, cazzo, ma spingete su iscriviti. Poi se non vi piace, non vi iscrivete. Se non vi va bene quello che faccio, non vi piace, perché non vi siete. Ma se invece trovate interessante quello che porto gratuitamente su questo canale, iscrivetevi. Sto solo dicendo quello, che ti fate Toro, che ti fate Venezia, che ti fate Verona, che ti fate Roma, che ti fate Catanzaro, che ti fate West Ham. Cioè, nel senso, iscrivetevi a questo canale, magari West Ham no, perché comunque non costa niente. E sinceramente credo di fare comunque tanto su questo canale. Da quando ho raggiunto i 1000 iscritti, che rompevo le palle, che dicevo, se non raggiungiamo i 1000 iscritti, cioè, da quando ho raggiunto i 1000 iscritti, li ho aggiunti nella post partita di, tra l'altro, del derby, perso 4-2, io ho detto farò più video. Cazzarola, ma guardate la differenza, quanti contenuti sto portando, quali ospiti sto riuscendo a portare. Questa diretta qui non è una diretta da poco, oggettivamente, non è una diretta da poco. Quindi voglio dire, se la guardate, se capitate anche solo per caso, iscrivetevi a questo canale, ma non è che sto facendo elemosina, elemosina ne fa chi non dà nulla, ma chiede soldi, ma chiede qualcosa. Io mi pare che do. Mi pare che do gratuitamente, quindi iscrivetevi, ripeto, l'evento è linkato in descrizione, ok? E su questo canale, la sera del 3 maggio dalle 21:30 a mezzanotte, con tutte le criticità che potrebbe avere collegamento, perché, allora vi spiego, io praticamente solitamente quando faccio le dirette cosa accade? Che metto la mia faccia e la faccia di un ospite o più ospiti e parliamo. In questo caso invece io non faccio
Farò partire la diretta e non porrò me stesso il mio cellulare perché sono al lavoro. Tanto sono al lavoro fino a mezzanotte. Ok, quindi io non porrò me stesso, ma semplicemente aggiungerò allo streaming che sarà in diretta ciò che arriverà dal monitor, dal cellulare, dall'iPad della persona che si occuperà di questo e che sarà dal vivo all'evento, che farà vedere tutto ciò che accade. Ok, di conseguenza, se volete scrivere commenti, cioè scriveteli. Cercherò quando posso di metterli in primo piano e poi di toglierli, eccetera. Così potrete discutere in chat, eccetera, su questo canale, ore 21:30, dalle 21:30 più o meno, il 3 maggio. Chiaramente questo è un evento pre-4 maggio. E insomma, fate questo. Tra l'altro, una piccola comunicazione. Ci sarà Sampdoria Torino alle 18:30 o alle 18, mi pare quel giorno, stesso il 3 maggio. Io avrò delle difficoltà a fare subito il post partito, ovviamente non posso farlo subito perché lavoro fino a mezzanotte. Di conseguenza, fate voi. In qualche modo un video lo farò uscire di Sampdoria Torino il giorno dopo, comunque se il giorno dopo. E ragazzi, io sono qua, vi porto ospiti, vi porto eventi, vi porto situazioni, vi porto live, vi porto, sono anche inclusivo, attenzione, dare in quattro arcobaleno, perché comunque porto tifosi di tutte le squadre. Viva Dio, ho fatto confronti con tifosi dell'Atalanta, della Juventus, ma è questo il bello. È questo il bello. Assolutamente credo che il bello, fondamentalmente, credo che il bello sia poi questo. Risente di Granata 1906, che ha organizzato l'evento, ripeto che l'evento dal vivo, io semplicemente faccio la diretta di chi non potrà partecipare. Sono un gruppo, per i pochi che non lo conoscesse, un gruppo anticairista, un gruppo che ha portato avanti comunque diverse iniziative anticairo e quindi a favore del toro. Per esempio, loro sostengono, poi comunque guardatevi bene le loro ideali, guardatevi le live nella sessione dal vivo che ho fatto con loro. Ci sono due live che ho fatto dal vivo, una un mese fa più o meno con Marina Gismondi e un'altra 2 settimane fa, più o meno 10 giorni fa, nella sessione dal vivo, guardate, scorrete tipo la terz'ultima, quart'ultima live, la live con i resistenti di Granata 1906, in cui esplicano i loro contenuti, i loro concetti. Loro vogliono attivamente partecipare, fare qualcosa, ok? Fare qualcosa diciamo, a favore del toro e sostengono che sia incoerente che Cairo vada su Superga il 4 maggio, e su questo sono d'accordissimo, sinceramente. Trovano che sia incoerente per una persona come Cairo, che comunque il bene del toro oggettivamente non lo vuole perché ci fa galleggiare, eccetera. Trovano che sia incoerente che Cairo vada sopra il 4 maggio. Quindi loro dicono che ovviamente non è che violentemente o fattualmente fanno in modo che non vada, ma semplicemente esprimono la loro parere sul fatto che sono d'accordo anch'io, seguo anche questo ideale, sul fatto che Cairo non dovrebbe partecipare, non dovrebbe salire su Superga perché non cerca di fare il bene del toro. E non è che cerca di farlo ma non riesce. Un Milinkovic-Savic, per esempio, non è che lo fa apposta, non è che uno può dire Savic non può andare su Superga, è una cazzata sarebbe, perché comunque sbaglia, ma è uno sbaglio. Sinceramente, Cairo è difficile pensare che per sbaglio si comporti così, che per sbaglio su Instagram risponda ad un tifoso che gli dice: guarda che la primavera potrebbe giocare al posto di Cavercelli, forse al Philadelphia, non sarebbe meglio? E lui mi risponde: ottima idea. Io su questa cosa ci marcio veramente, perché veramente è una risposta che secondo me è emblematica. Mi raccomando, avvisate le vostre suocere, i vostri amanti, di iscriversi a questo canale se reggono l'impatto chiaramente dell'aumento di qualità rispetto al solito video che guardate. Ci vediamo prossimamente, ripeto, evento comunque sia dal vivo 3 maggio 21:30. Quante volte ripeto le cose? Non lo so. Incontro presso Bar Panoramix, quello di Superga, dal vivo. Per chi non riuscisse a partecipare, comunque seguirò, verrà seguito anche qua dal vivo, in live, ovviamente non dal vivo, questo evento.